e aiuta molto di più un'associazione culturale che un partito, perché i partiti dopo la prima repubblica, purtroppo per noi, non sono più partiti, non c'è più discussione. Questa è un'altra denuncia forte che dobbiamo fare. La rappresentatività all'interno del Parlamento non è più dei cittadini, è dei partiti, perché non sono più eletti, sono nominati, e questo è pericolosissimo, perché se va bene per un certo periodo di tempo non può più essere accettato, non può più essere accettato, perché altrimenti noi rischiamo che a Roma ci sia gente che non pensa con la testa della gente normale. C'è qualcosa che si è spezzato, c'è qualcosa di pericoloso che sta succedendo. Io non rispondo più ai miei cittadini, non faccio più l'interesse dei miei cittadini, della mia comunità, no, faccio quello che mi ordina qualcuno, perché questo mi garantisce comunque di avere il posto, no? Non è più possibile. Questo lo diremo sempre. Quella legge va cambiata. Quella legge sta portando l'Italia verso una deriva pericolosissima. Non è possibile, non possiamo più accettarlo, che da Roma 5 persone, 6 persone, 7 persone decidono il Parlamento italiano e i cittadini devono ratificarla questa cosa. Queste sono le cose che noi intendiamo cambiare, cioè che noi vogliamo cambiare assieme a voi. Questo è il compito che noi ci siamo prefissati. Questo è il compito che vogliamo portare avanti: difesa delle tradizioni, difesa della patria, difesa dei valori che ci hanno uniti, difesa di chi ha combattuto per difendere con onore le proprie posizioni, senza dimenticare nessuno. Non vogliamo più dimenticare nessuno. Li abbiamo dimenticati per 60 anni quei ragazzi che sono sepolti in Egitto, ad Eyl al-Amen. C'è stato l'anniversario da poco, 22 ottobre, l'ultima battaglia di Eyl al-Amen. Non vogliamo più dimenticare nessuno, sono italiani, hanno combattuto per Sparta e per le leggi di Sparta, come disse Cacciadominioni, quando andò a raccogliere i cadaveri di quei ragazzi in mezzo al deserto. Li abbiamo dimenticati per 60 anni. La nostra identità è stata spezzata per 60 anni, hanno voluto umiliarci facendoci credere che scappavamo di fronte a tutti. Non sono scappati, sono morti là, sono morti come i 300 spartani difendendo i loro valori e la loro libertà. Questo è stato per noi. E queste sono le ragioni che devono fondare, che devono affondare nel terreno, sono le nostre radici, come sono le nostre radici cristiane che dobbiamo difendere da emeriti imbecilli che da Bruxelles si permettono di legiferare se ci va o non ci va il crocifisso nelle nostre scuole. Il crocifisso lo mettiamo dove vogliamo noi, perché è la nostra identità, perché è un simbolo. Con forza dobbiamo dirle queste cose. Allora, io finisco, anche perché so che c'è Silvestrini che deve presentare, e mi dispiace che non posso fermarmi, ci sarei venuto. Ah, il sabato, ah, scusa, allora posso andare avanti, mi toglievi un po' di... Ecco, cioè, volevo... Allora concludo comunque in tre, anche perché è giusto che si concluda, sono le 7:30, ognuno poi deve andare. Come invito, amici del PD, non abbiate paura di questa associazione. Io troppe volte ho letto sui giornali che qualcuno, no, molto ironicamente ha detto: ah ah, i 300, vedi che fine hanno fatto. E sono persone autorevoli, lo sapete tutti chi l'ha detto, non faccio il nome perché non voglio creare problemi. È vero, sono morti, ma sono morti in quella battaglia, ma non sono morti dentro la testa nostra, perché se c'è qualcuno che li ricorda ancora vuol dire che sono immortali, anche se sono morti 2000 anni fa, perché hanno difeso dei principi che sono immortali, che sono i principi della libertà, perché quando sono andati alle Termopili sapevano di morire, come sapevano di morire i nostri soldati in Russia
o in Egitto, e sono morti difendendo principi che sono immortali e sono diventati immortali. Questo deve essere il messaggio che passa, sui principi, sui valori, senza ironizzare, perché l'ironia non porta da nessuna parte, perché l'occupazione del potere fine a se stessa, no, la realizzazione della grande opera fine a se stessa non serve a nessuno, se non è finalizzata al bene collettivo non serve, se non è voluta dalla gente non serve, se è imposta alla gente non serve. La gente ha bisogno dell'anima, soprattutto in questo momento di difficoltà economica. Ha bisogno di credere, di stare assieme su queste cose. Non possiamo abbandonare e fare il discorso, no, che si sente troppo spesso ormai. Parliamo delle cose da fare. Bravo macaco, mettiamo là quattro tecnici e parliamo delle cose da fare. Cosa serve la politica? La politica dà anima alle cose. La politica è il succo, è il sangue di quel corpo che muove. Se non ci fosse la politica non ci sarebbe interrelazione con la gente, non ci sarebbero gli ammortizzatori con la gente, non ci sarebbe discussione. Andremo verso una tecnocrazia, il migliore lo mettiamo là e decide, come facevano un tempo. Ma se abbiamo combattuto per avere la democrazia, adesso la perdiamo, perché qualcuno improvvisamente decide che nessuno deve contare più niente, si fanno solo le cose che servono e basta. Noi questo non lo vogliamo. E da qua la sfida. E più siamo, e più bella diventa la sfida. Più forti siamo noi, ma non perché appartenete a qualcuno come associazione, più forti siamo noi, più bella è la sfida. E più semplice e più facile sarà anche per noi imporre a qualcuno, no, le nostre idee, che sono le idee che vi ho detto prima, che sono sintetizzate in quei due manifesti. Grazie. Ringrazio Moreno e ringrazio tutti voi. Chiudiamo con un appello, se vogliamo. Stare in società non è facile, assolutamente, qualsiasi forma di società, sia essa una società civile in cui si vive una città, sia essa un'associazione professionale. E voglio mutuare, lo dico con lealtà, una frase che ho sentito ieri, una considerazione che ho sentito ieri sera in una riunione con alcuni colleghi. In società si può stare in tre modi: prendendo in giro se stessi e gli altri, per dovere, rispettando le regole in modo passivo, ma ce n'è una terza che è molto importante, che è quella che dobbiamo perseguire noi facendo politica, che è la lealtà. Con la lealtà si può credere in quello che si fa, quando ci si crede con lealtà tutto diventa più facile e gli obiettivi si raggiungono in modo in modo più consistente e più sicuro. Grazie a voi tutti, buona fortuna 300.